lavoro? È bella domanda questa, che dovremmo porci un po' tutti, chi siamo? Luigi Malamara è un comunicatore di base, comunica attraverso le parole, gli scritti, ma ultimamente, soprattutto Dalla scrittura passi ai dipinti. dipinti che man mano che passa il tempo, ci siamo visti quasi un anno fa, dipinti che mi emozionano sempre di più, cerco di trasferire sempre di più quelle che sono le emozioni, attraverso i colori, le forme, le dimensioni. A volte Cos'è riesco. cambiato da un anno? Tantissimo, intanto mi sono divertito, mi diverto con i colori, con le immagini, mi invento anche dei temi che poi sviluppo, insomma, e poi la soddisfazione di vedere la gente soddisfatta e contenta di guardare un mio dipinto, cioè quella è davvero, quando vedo la gente dice ma che bello, pure mi piace, o li vedi semplicemente immersi e felici di guardare comunque quello che c'è davanti a una tela. Vedo che hai notato anche cambiato la tecnica, ecco. Più che cambiato la tecnica, diciamo c'è un'evoluzione, quindi scelgo dei temi, ogni volta ne faccio 4-5 a tema, tipo gli scacchi o le processioni, eccetera, poi non ne faccio più e cambio e continuamente, sono alla ricerca di nuovi temi. Poi mi piace molto il tema della vita rurale, della vita delle persone umili e cerco di trasferire quell'umiltà che comunque ho vissuto pure io da ragazzino, quindi insomma l'evoluzione in questo senso sì c'è stato, riesco a Quindi fare questa passione ce l'avevi, diciamo, da da bambino, perché bambino. Luigi Palamara nasce come giornalista, poi Nasce scrittore, poi e rimane come però poi giornalista. si ci mette anche come scrittore, cioè, e poi pittore, ecco. Pittore adesso è quello che è il tempo che dedico molto più volentieri e di più rispetto a tutto l'arco della giornata. Dipingo 8 ore al giorno da sé, tutti i giorni, per cui cerco Ci di. fermiamo qui oppure abbiamo qualcos'altro? No, andiamo avanti sicuramente, cercheremo di fare sempre meglio e di emozionare sempre di più. Quest'anno, il 2023 che verrà, dovrà essere l'anno della mostra in movimento per l'Italia di Luigi Palamara. Quindi Firenze è una tappa che toccherò, sono già stato invitato, Roma, Milano e poi forse anche la Ecco, Svizzera, chi ha eccetera. scritto per Luigi? Ecco, chi ha scritto, qualcuno che ha scritto per Luigi Palamara le sue opere? Ecco, una Sì, no, mi è biografia. arrivata una bella lettera firmata di cui non posso dire, che una bella recensione che comunque mi fa piacere non tanto perché spende belle parole, ma perché è rimasto emozionato ed entusiasta di quello Cosa che ha trasmettono le visto. tue opere? Ma questo lo devi dire tu e chi lo guarda. Io cerco di dare emozione, mi diverto, mi rende migliore, più positivo. Questo è quello che. Però poi ognuno quando si guarda un dipinto Il tuo diventa stato proprio. d'animo nel Sì, c'è dipinto anche lo lo stato. trasmetti? Sì, cerco Quindi quando di. sei di buon umore oppure Sì, a volte cattivo sì, infatti qualcuno mi dice, ma qui avevi la pennellata un po' stanca oppure un po' triste. In effetti si nota anche chi è esperto o comunque anche chi non è esperto, inconsciamente nota se eri felice quando hai fatto quel dipinto oppure no, o quantomeno è quello che ognuno poi. la tua prima opera, qual è stata? Ce l'ho a casa, era un giapponese, un samurai, la prima tela in assoluto che poi farò vedere qualche volta, con uno scudo a forma di cuore pieno di fiorellini, comunque tanti colori, giallo soprattutto, e quella è la prima in assoluto che ancora non ho mai fatto vedere. La tieni per te, quindi No, non. ci sarà modo e tempo e occasione per farla Le vedere. tue opere, sappiamo che Però stanno. bella Le la domanda, mi tue piace. opere stanno girando un po' e possiamo dire non solo l'Europa, ma il mondo. Sì, mi hanno contattato ecco, proprio oggi dal Lussemburgo, dall'Australia, dal Canada, comunque molti calabresi, collezionisti anche dalla Toscana, insomma, comunque sì, mi contattano un po' da tutte le parti e sono veramente contento.